E tu facci vedere il manifesto, dai che lo mandiamo anche sul web. Sul web, bravo. Wow, l'uomo della strada. Sì. La firma la sua? Sì, io ottimo. Sono un consigliere, mi sono candidato come uomo della strada. Sei corrotto, è un risparmiatore, il reato non esiste. Sei corrotto, muore e lascia in eredità quei soldi ai suoi ragazzi, il reato non esiste, a meno che non si voglia pensare, se sono del Popolo della Libertà, potrebbero pensare di incriminare anche questi ragazzi. Che mi abbia fatto una cosa simile, non lo immagino, non ha il coraggio di credere, non ho il coraggio, però ripeto, se lui realmente ha fatto una cosa simile, sono io il primo a andare a trovarlo, scusi l'espressione sporca, volgare, linguistica, le sputerò in faccia. Questa è un'educazione, cioè colpa, in sostanza è colpa dei cittadini che non hanno ancora imparato. Se cercano di fare discariche e la gente li va addosso, devono mettere la polizia, l'esercito presidiare le discariche, si meritano l'immondizia. Cioè, c'è una parte di questo paese che la libertà, no, ma dico, c'è questo paese, c'è gente che la libertà certe cose non se le merita, non ha la cultura. E poi si aspettano sempre che gli altri vadano a pulire il culo. Perché la gente c'ha i panni sporchi e non sanno neanche perché sono sporchi. Dica. Tanti non sanno perché devono fare gli ignoranti, perché non sono stati istruiti e sono stati sempre accalappiati di star zitti. Stai zitto. Ma a chi si riferisce in particolare? A tutte quell'inermità che c'è di questi costruttori, ideatori. Ma dove se la vogliono mettere? Ma chi? Quanto mai? Quelli sono come la trippa di pecora, la lavi e puzza sempre di merda. Ma a chi, no, tutti i nomi. Questi sinistrati, scandalisti, comunisti, i comunisti, e per la fama perdono la vista. Quindi possiamo dire che PDL è partito dall'amore? Sì, perché così inquadro il cuore.